Un impegno importante in cui ha portato avanti diverse battaglie in questi 5 anni. Molte, vorrei ricordare l'impegno per sbloccare i fondi per la difesa della costa, quello per realizzare la cassa di colmata per i fanghi del porto, l'impegno contro le centrali a biogas che non sono state realizzate, la battaglia è stata vinta, un impegno costante sulla sanità e devo dire un piano fallimentare che partiva anche da presupposti validi ma che è stato davvero fallimentare, va completamente ripreso e questo sarà l'impegno dei prossimi 5 anni. Fano devo dire che è sempre stata una priorità per quanto mi riguarda e l'ultimo impegno in ordine cronologico, quello per l'attivazione del biennio al CODMA, una situazione che poteva benissimo essere realizzata, potevamo avere già i 2 anni al CODMA a settembre e un impegno perso a causa del PD, un PD che è sempre stato molto ostile a questa città, ad ogni intervento che qui doveva essere realizzato, adesso si presenta addirittura come il paladino, mi sembra davvero poco credibile. Lei ha concluso questa conferenza parlando anche di lotta agli sprechi. Sì, assolutamente, io ho fatto una battaglia agli sprechi non solo a parole ma con i fatti, ricorderete tutte le battaglie contro il vitalizio, beh io ci ho volontariamente rinunciato, non percepirò mai il vitalizio che è uno dei peggiori pregi della politica, c'è chi ne ha fatto una battaglia solo a parole e non nei fatti, io penso di essere diversa anche in questo.